L'Islanda è un terreno decisamente vasto, per soli 350.000 abitanti, spazi sterminati dove non si trovano case, dove non c'è nulla. Qui il terreno ideale per dei mezzi estremi. È il caso dell'ultimo Toyota Land Cruiser che abbiamo testato proprio qui in Islanda, perché per alcuni motivi le sue caratteristiche peculiari le fanno il mezzo ideale per utilizzi estremi. La prerogativa principale di un mezzo che opera in queste condizioni deve essere che non si deve rompere nulla, mai, altrimenti è facile rimanere bloccati in situazioni veramente, veramente pericolose. L'ultima versione, la 2016 del Land Cruiser, sarà equipaggiata col nuovo motore, il D4D 4 cilindri, e l'ultima versione, che eroga ben 177 cavalli, qualche cavallo in più del precedente, più coppia, soprattutto ai bassi, già a 1200 giri abbiamo ben 370 Nm, per arrivare al picco, che arriva intorno ai 2000 giri di 450 Nm, e accoppiato anche al nuovo cambio di tipo automatico. Nuove sospensioni, rivisto il sistema di controllo ABS autonomo delle sospensioni autolivellanti che possono essere alzate o abbassate in caso si utilizzi l'auto in autostrada oppure si utilizzi lungo dei guadi o sulle rocce, un differenziale centrale a slittamento limitato Torsen con sistema di antibloccaggio selezionabile dall'interno ne fanno un'auto adatta a tutti i tipi di utilizzo. Nulla teme il nuovo Land Cruiser, che anche equipaggiato con i pneumatici standard permette ottime velocità di crociera intorno ai 150-160 km/h e al contempo di arrampicarsi veramente in posti impensabili, come quelli che sa offrire qui in Islanda. Ricordiamo una storia lunga, quella del Land Cruiser, che parte dal 1951, quando la Toyota realizzò il primo Land Cruiser che si arrampicò sul Monte Fuji. Da lì inizia la storia del 4x4 Toyota, che già nel 1955 venne chiamato Land Cruiser e perse quindi il nome BJ. Da allora sono passati ben 60 anni, 60 anni di storia e circa 4 milioni di Land Cruiser venduti al mondo. Tutto questo fa percorrere all'auto un percorso che lo rende decisamente un'icona per quelli che vogliono avventurarsi fino al circolo polare artico oppure circolare sulle strade delle grandi città per poi vivere dei percorsi in fuoristrada decisamente alla portata dell'ottimo Land Cruiser. I prezzi partono da 42.000 euro per la versione 3 porte per arrivare a una base di 46.000 euro per la versione 5 porte, ma scopriamole ora insieme a bordo del nuovo Land Cruiser attraverso l'Islanda. Procediamo su una strada sterrata con il nuovo Land Cruiser 2015. Il piacere di affrontare le buche, il fuoristrada, più, meno o medio impegnativo, il totale comfort. In questo caso viaggiamo a circa 100 km/h, pure possiamo usufruire di un comfort decisamente buono. Lo stesso comfort che si riscontra anche su strade più aperte. La possibilità di passare con questa facilità tra lo sterrato, l'autostrada e il traffico cittadino è veramente alta. Abbiamo la possibilità di tarare le quattro ruote motrici permanenti o le quattro ruote motrici con ridotte. In più la possibilità di sganciare completamente i controlli di trazione, di sbandata per affrontare i percorsi più difficili e poi la possibilità di utilizzare l'altezza regolabile dal suolo e i due pulsanti, l'MTS e il crawl, per i fondi più difficili. Infine possiamo regolare il pomello centrale su vari livelli di intervento a seconda del tipo di fondo che andremo ad attraversare. Ricordiamo la possibilità di regolare le sospensioni non solo dal punto di vista del comfort, quindi dello smorzamento del freno idraulico in compressione e tensione, ma anche di regolare l'altezza da terra e quindi l'escursione stessa delle sospensioni. Tutto questo rende l'auto decisamente facile in ogni tipo di condizioni ed in grado di affrontare e attraversare con facilità e sicurezza ogni tipo di terreno. Ciò che ci è piaciuto soprattutto è, nel fondo morbido, ghiaioso, la possibilità di andare anche a velocità decisamente sostenute per un fuoristrada e comunque mantenere un buon controllo dell'anteriore e del posteriore, che si muove sempre in modo molto progressivo e molto prevedibile. Infine la possibilità di affrontare le rocce
in un modo anche diretto, poiché il fondo è molto molto rilassato e i due assali riescono a mantenere sempre un buon contatto col terreno anche in prossimità di grandi dislivelli. Insomma, un'auto decisamente affidabile, ma soprattutto adatta a questo tipo di terreno e anche alle escursioni più estreme come quelle nel Circolo Polare Artico.